la dirigente del Valturio, Daniela Massimiliani. Buongiorno Daniela, grazie di essere con noi. Buongiorno, ringrazio voi per avermi chiamato. No, per noi è un grande piacere, perché sentire parlare della scuola fa bene, credo che possa aiutare tutti a, anche un po' a capire che cosa sta succedendo. Poco fa abbiamo sentito una sua collega, la dirigente dell'ITIS, ci diceva proprio, ci troviamo così in mezzo ad una tempesta, perché qui le cose cambiano da un giorno all'altro. Diciamo che era stato difficile organizzare finora e adesso dobbiamo rimettere tutto in discussione. Sì, è così, è proprio così, anzi forse io direi più che una tempesta mi viene da dire è una guerra, proprio io mi sento in guerra. Come vi state muovendo come Valturio? Che valutazioni allora, state facendo? Noi abbiamo fatto già diciamo l'organizzazione per i prossimi giorni. I prossimi giorni vuol dire fino al 24 di novembre e siamo pronti, nel senso che abbiamo organizzato il servizio in modo che i ragazzi siano a scuola un giorno ogni 5. E c'è diciamo sotto un progetto educativo preciso, perché diciamo che il modello che io ho visto un po' in auge a livello nazionale è quello di dire siamo a scuola un gruppo di studenti una settimana e 3 settimane a casa. Quest'idea non mi è piaciuta, perché mi sembra, no, che il ragazzo praticamente la settimana è a scuola, poi fa altro. Cioè quest'idea di fare una didattica a distanza per un lungo periodo e ininterrotto di 3 settimane a me suona un po' come dire ok, adesso per 3 settimane non ci siamo, poi si riprenderà. Invece la scelta che ho chiesto diciamo ai miei docenti di fare è dire noi siamo a scuola sempre, ci vediamo una volta ogni 4, un giorno ogni 4, però ci siamo, quindi vuol dire che la struttura c'è, gli insegnanti sono a scuola, si collegano da qui. Alcuni alunni sono a casa ovviamente, obbligatoriamente col famoso 75%, però la scuola va, cioè è la aperta. La scuola è aperta. La scuola è aperta. Ho avuto questa, cioè mi sembra insomma che sia meno, si riesce ad essere più presenti anche da un punto di vista proprio non soltanto di istruzione ma proprio di educazione, di formazione della persona. Poi non so, magari sbaglio. Ma però, in questo momento preside non sbaglia nessuno. Io credo che la vostra, cioè in questo momento quello a cui siete sottoposti, cioè di nuovo dopo che vi avevano detto la scuola non chiuderà, di nuovo ci si trova a dover insomma fare i conti con i tanti sacrifici, il tanto lavoro che è stato fatto per riportare i ragazzi a scuola e dire non è stato sufficiente, ma non fatto da voi, non è stato sufficiente, no, quello che ci avevano detto che poteva essere sufficiente. Guardi, secondo me cioè le polemiche, questo non è il momento delle polemiche cioè su nessuno, perché io capisco anche che i nostri politici si trovano di fronte a dover fare delle scelte terribili. E quindi capisce, chi le subisce è facile che riesca a criticarle, però oggettivamente io stando in una posizione apicale mi rendo conto che fare concretamente non è come criticare sul dopo, ha capito? Cioè sono due piani molto diversi, quindi non mi sento di essere negativa nei confronti delle scelte che si stanno facendo. Quello che effettivamente sento è l'enorme fatica anche fisica, perché diciamo gli elementi che devono essere progettati sono tantissimi. Si cerca di farlo al meglio possibile, con però l'idea di mettere al centro la persona. Infatti stamattina adesso lei, sto parlando ma eravamo in riunione, perché bisognerebbe cercare un po' di essere precisi anche su quelle che sono le fragilità dei ragazzi, quindi significa tutti quei ragazzini che magari hanno dei bisogni particolari di insegnamento, lasciarli a casa è un po' un grande punto di domanda. Quindi ci chiedevamo come si potrebbe, no, in qualche modo riuscire ad essere presenti con loro. Altro problema sono le connessioni internet. Allora, mi dicevo, se riuscissimo a portare a scuola anche quelli che non hanno connessione, cioè invece di lasciarli a casa o cominciare a darsi le famose saponette, cioè se riuscissimo, no, a portarli qui sarebbe forse meglio. Quindi, capito? Fatto diciamo tutto l'assetto organizzativo sui grandi numeri, adesso dobbiamo andare a raffinarci.
E quindi mano a mano verranno fuori i problemi. Certo, vabbè, questo però, preside, questo tema dell'attenzione alla persona, anche al singolo studente, a chi ha bisogni speciali, e che anche per la famiglia il ritorno a scuola di un ragazzo che normalmente, pur con bisogni speciali, a scuola, custodito, curato, che può fare un'esperienza didattica importante, diventa un problema. Perché oggi noi ci diciamo, eh sì, ma è facile lasciare i ragazzini di 16-17 anni a casa, tanto quelli sono autonomi, i genitori possono andare, continuare ad andare a lavorare. I casi sono diversi, i casi sono tanti e molto, in alcuni casi anche molto problematici. Poi questa cosa della connessione, infatti l'avevo letta questa mattina, preside, su un giornale, e mi sembra una cosa interessante. Non puoi connetterti perché magari siete tre fratelli e tutti fate le scuole superiori. Non è solo quello. No, ci sono zone proprio che hanno una connessione. E questo è un dato di fatto, per cui no, se lei va in autostrada mentre si parla col telefono, capitano delle zone che sono anche altamente abitate, ma alla fine la connessione non c'è, quindi esiste e è pratico. Per cui dicevo, invece di dare queste connessioni così a uffa, e tra l'altro ascolti, la scuola è aperta, quindi vuol dire che noi le strumentazioni ce l'abbiamo e ci abbiamo anche tutte le connessioni, no? Quindi ci sono delle strutture che poi non vengono usate a pieno, per cui dico, invece di sprecare i soldi dando le SIM, facciamo venire i ragazzi qui, e questo potrebbe essere, no, un'idea. Assolutamente, no, a me sembra, anche perché il prof che si dovrebbe trovare a fare lezione praticamente da solo in classe, magari ha quell'uno o due ragazzi, esatto, che un minimo di rapporto umano resta in piedi. E comunque, secondo me, lo dico così un po' ironicamente, preside, anche tutte le scuse a quel punto, non c'ho la connessione, cambia tutto. Esattamente, anche queste sono, infatti devo preparare questa mattina una circolare nella quale chiariamo molto bene quali sono le regole dello stare a casa. Cioè, la regola dello stare a casa deve seguire la regola dello stare a scuola, quindi tu hai la connessione dalle 8 fino all'1 e non è che c'è possibilità di dire, allora, siccome la professoressa di economia aziendale interroga, io ho paura, faccio finta che la connessione non c'è, mi tolgo e poi rientro, perché poi adesso andiamo incontro, no, a tutta una serie di problemi di questo tipo che fanno parte dell'adolescenza. Sono anche simpatiche, però lei capisce che, insomma, sono un po' da... Per cui stavo per fare una circolare proprio nella quale dico che le regole sono identiche, quindi non è possibile che un ragazzo lasci da scuola per mezz'ora e se vada a fare una passeggiata a Piazza Cavour, come non è possibile che il ragazzo si tolga dalla connessione e poi rientri successivamente. È così. Ecco, questo è un po', sono le problematiche. È così. E poi altro problema grande, ma proprio grande, è la tenuta della rete della scuola, perché noi siamo cablati in tutte le classi, quindi i docenti hanno un computer che ha una connessione cablata, quindi proprio una linea tecnica pratica per appunto la connessione ad internet. Ieri abbiamo fatto una prova, l'abbiamo improvvisata, nel senso che la preside ha aperto il microfono di tutto l'autoparlante della scuola e ho chiesto a tutti quanti di connettersi, cioè ho chiesto ai professori di fare un meet e di simulare, no, una lezione a distanza con i ragazzi che si connettevano con i cellulari. La rete ha tenuto, cioè vuol dire che più o meno tutti quanti sono riusciti. Questa però è stata una prova così estemporanea, fatta anche di pochi minuti. Vediamo domani mattina cosa accade concretamente in una lezione. Quindi da domani inizia la rotazione. Sì, da domani, noi iniziamo domani. Daniela, ecco, benissimo. E quindi vediamo le magagne delle strutture proprio tecniche che si hanno, perché il punto è, si parla di fibra, ma la fibra non arriva a scuola. La struttura, cioè l'azienda che si chiama Lepida, che è un'azienda di tipo regionale, che ci doveva fare le connessioni tecniche dalla scatola della Telecom alla scuola con la fibra vera, non è stata fatta. Questa è una guerra che abbiamo aperto e che purtroppo su cui non siamo stati ascoltati. E adesso rischia di essere troppo tardi. E quindi questo vuol dire che se io ho comunque tutte le strutture scolastiche, sono a posto con le tecnologie, ma in realtà dal muro della scuola fino praticamente alla non mi ricordo come si chiama, comunque insomma già un nome, la cabina, sì, ecco, brava, la cabina
dove arriva la connessione internet, siamo con un filino di rame. Preside, allora, le posso chiedere l'ultima cosa? Sì. Ma i suoi, visto che i ragazzi magari sono tanti, così, i suoi docenti, cioè i docenti che lavorano insieme a lei al Valturio, come li vede? Sì. Cioè, li vede ancora più afflitti o comunque riuscite a rimotivarli come si fa in un buon team? Allora, guardi, qui siamo in una situazione di persone, questo mi ha sempre molto sbalordito come, diciamo, ambiente estremamente positivo e tra virgolette esecutivo, nel senso che quando si fanno delle scelte poi si portano fino in fondo con grandissima determinazione, ma questo proprio dal bidello, che poi invece si chiama collaboratore scolastico, certo, fino, diciamo, al docente più elevato culturalmente, per cui sinceramente io non ho sentito niente di particolare. So che, insomma, sono tutti in azione, si sono messi in azione, ci siamo messi in azione immediatamente l'anno scorso. La cosa che un po' mi spaventa è che nell'eterogeneità delle persone ci sono alcuni docenti veramente impauriti, ma non della didattica, cioè impauriti proprio della possibilità di contagio, e questo però è l'eterogeneità della nostra società, no? Ci sono quelli che praticamente fanno finta di niente, come me. Io sono una abbastanza superficiale, che alla fine dico, vabbè, se ci dobbiamo ammalare ci ammaleremo, e chi invece proprio ha la paranoia totale, per cui, capito, gira con due mascherine, insomma. certo, questo fa parte, insomma, anche della reazione psicologica, certo, ecco. E sinceramente questa parte qui, diciamo, a me dà un po' fastidio, perché mi crea ansia. Ha capito, cioè non la vivo in maniera semplice, cioè è come se non ci aiutassimo, no, comunque a cercare di reagire, cioè il peso di queste ansie per me è... E quella cosa più difficile forse da sostenere piuttosto che l'organizzazione. Sì, ma sì, perché l'organizzazione, capito, una volta che hai le idee chiare, ho tutta ho tutte le persone che sono anche molto, ma molto collaborative. Sulla parte invece ansia effettivamente un po'. Sa che quello è infatti la cosa più difficile, sì, da gestire anche, sì, internamente. E poi, si innesta su una, certo, già stanchezza, è, no? Già, è comunque già. È.